stava lavorando per sistemare la segnaletica stradale assieme ad un altro operaio quando un'auto si è schiantata contro il suo furgone. È rimasto ferito l'operaio di Montemarciano ed originario di Bari, 49 anni, che si trovava nei pressi del camioncino della segnaletica in una normale mattinata di lavoro sul ponte in via Tognolo a Chiaruccia di Fano. Erano circa le 8:15 di questa mattina quando una Ford Focus guidata da un trentenne di San Costanzo ha urtato contro la parte posteriore del mezzo da lavoro, colpendo anche l'operaio che stava sistemando un cartello lì accanto. Il ragazzo a causa del sole che impediva la visione, non ha visto il furgone parcheggiato sul lato destro della carreggiata, finendoci contro. Ad avere la peggio è stato l'operaio, trasportato con un'eliambulanza, atterrata in un campo adiacente al luogo dell'incidente, al Torrette di Ancona. Presenta frattura agli arti, ma non è in pericolo di vita. L'uomo alla guida dell'auto invece sta bene e non ha riportato lesioni. Sul posto due pattuglie della polizia locale di Fano per i rilievi di legge ed una dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.